Ecco, questo è quello che vi dicevo prima. Addirittura si chiama Risen. Come... Cesar, ti ricordi? Risen. Sono forti questi, è di livello 15. Ecco perché mi fanno il culo. Quello deve fare il giro. Meglio scappare via, perché comunque il livello sono forti questi. Madonna! Mi insegue! Dirigiti verso Tana di mezzanotte. Ok. Ci ho azzeccato stavolta, ragazzi. Non so se continua a inseguirmi. Nel frattempo, ragazzi, vado. Andate di emote, ragazzi. Vediamo se riesco a farmi un po' di cibo. Vado 32. Arriva la Juventus pure sul mio canale, ragazzi. Non si scherza mica. Però sono milanista, te lo dico prima. Allora, andiamo. Madonna, ma il tacchino. Che forma strana ha avuto per spawnare sto coso. Sembrava chissà quale mostro malefico. Abbiamo sbloccato nuove pietanze, ragazzi. Forse Cesar può scrivere perché è mod. Lui è un moderatore, quindi potrebbe avere libero consenso. Questo macigno era a metà. Me lo pappo pure. Andiamo a dare una mano su. Comunque, ragazzi, questo veramente è un gioco da giocare insieme. Quindi, qualunque di voi abbia l'intenzione di prenderlo, abbia la possibilità di riscattarlo, vada subito di brutto a prenderlo. Perché questo, se lo si gioca insieme, si fa un bel team, secondo me si può giocare alla grande. Allora, qui c'è il mio focolaio, che non ti spiega di che. Penso che comunque può utilizzarli tutti questi, vabbè. Ovviamente gli sviluppatori, ragazzi, stanno cercando di provare più attività possibili nel gioco in questo frangente. Infatti le risorse sono parecchio abbondanti. Olè! Sì! Oh, c'è Vadimator! Questa... Può essere che un giocatore, ragazzi, che ha quittato, per quello non reagisce. Ah no. Perché praticamente quando usciamo dalla partita, per un minuto e mezzo si resta immobili sulla mappa. Quindi bisogna trovare anche dei posti dove nascondersi durante il quit. Perché se ti trovi in una zona dove c'è il nemico, muori, ti ammazza. Quindi... Adios! No, forza Napoli, Bayer Monaco e Bayer 04 Leverkusen. Tutte le nominate. Dai, è giusto tornare alla live normale adesso. Altrimenti poi non mi scrivete più. Ok, adesso come richiede il nostro mod, ragazzi, il nostro moderatore. Quindi potete scrivere normalmente tutti, potete chiedere cosa volete. Mi chiede assolutamente di cantare la canzone Finché Nikron va. Finché Nikron va, lasciala andare. Finché Nikron va, tu non remare. Finché Nikron va, lasciala andare. Lui ti porta giochi tutte sere a volontà. Sono un cantante nato, ragazzi. Questa è una caratteristica di mia personale che ha scoperto Cesar diverso tempo fa. Allora, no, la distanza, ragazzi, sono molte. Infatti c'è un tasto della tastiera che ci permette assolutamente di muoverci rapidamente. Però fino a quando il posto non viene esplorato non possiamo andarci tranquillamente. Punto reputazione. I punti di reputazione sono in base alle missioni completate nelle varie città. Otteniamo questi punti che sono, possono essere ad esempio riduzione del tasso di produzione di 9,3% nel territorio di Calata Eterna, aumento del deposito di 25 kg, acquisire reputazione, e non ci sa nessun tipo di descrizione, oppure acquistare la proprietà.
Quindi, siccome quando tu raggiungi una piccola cittadina, ti dà un piccolo briefing della città. Questo briefing ti dice quante proprietà all'interno della città sono già occupate, quindi se c'è già un incremento demografico, il livello di produzione, la ricchezza, le difese. Cioè, ci sono un sacco di meccaniche, ragazzi, che mi ricordano tantissimo Conqueror's Blade, ma qui sono implementate quasi a come Skyrim, più che altro. Io ambulante bene, ho avuto un po' di giorni un po' calanti perché comunque capita di ritrovarsi in live da solo, quindi non avere la possibilità di interagire con il proprio pubblico. Comunque io porto un sacco di giochi, io sono molto uno che si divide veramente tanto, cioè Fall Guys, New World che quindi è appena uscito, anche giochi retro vecchissimi come giochi della PS1, mi piace molto l'emulazione, sono un fissato degli strategici. Quindi c'è veramente tanto materiale che mi piace portare. Uso il punto reputazione per questo tipo di... Occhio, gli alberi, oh, maleducato. Guarda, guarda. Si lanciano così gli alberi. Dai, Germà, sono stonato. No. Vedi, ti canto Ave Maria come oggi pomeriggio. Ave Maria. No Marco, non ho un gruppo Telegram, però un canale Discord e poi tutti i social, ce l'ho tutti, Facebook, Twitter, Instagram, però un canale Telegram non ce l'ho, forse l'unico che servirebbe io non ce l'ho. Peccato che sto gioco pecca di musica, ragazzi, non ho delle musiche interessanti. Come è andato il tuo quiz, Marco? Come vedete, avete visto il piccolo briefing, non mi sono soffermato. E ti dà tutte le informazioni della città. A me ha aiutato tanto Telegram perché possono scrivere gli orari e far sapere quando vado in live. Dagli una possibilità, il quiz è andato bene, ci siamo divertiti. Ok. Visto che comunque nel tuo palinsesto settimanale tu hai molto quiz, quindi ti diverte interagire molto con la gente. Interessante. Poi ci sono queste armi, ragazzi, sti martelli enormi che vedete la gente, guarda qua. Io sono mago guerriero piratesco. Bene, mi dispiace per quei giorni, però sono contento che stai meglio. Sì, sì. Sì, ambulante Torino. Sono dei momenti in cui magari tu... Perché pensi di crescere, no? Ti trovi in un frangente in cui ti piace crescere, vedi la gente che ti... Eccolo qui, guarda qui. Dementi e courage. Praticamente ti piace crescere e quindi pensi che le cose stiano andando per il verso giusto. Poi invece le cose... Dove cazzo è andato? Ma che impazzito, raga. Sembra Mr. Bean, ragazzi. Dicevo, le cose vanno un po' peggio e ti butti giù. Ok, loro difficilmente lasciano qualcosa a terra. Qui c'è un coniglietto, guarda, guarda. Io e la mia mira di merda. Andiamo a scorticare il piccolo coniglietto. Speriamo che la mia ragazza non vede questa live, perché altrimenti gli vengono i traumi. Perché noi abbiamo un coniglietto in casa. Quindi è pericoloso come cosa. Scusate il gioco di parole. Dobbiamo raggiungere la nostra meta, ragazzi. Quindi muoviamoci. Ovviamente il tasto I accentata. Il personaggio corre in automatico, quindi a mani libere il personaggio va, che è una meraviglia. Certo, dobbiamo farci 400 metri, quindi la strada c'è, ragazzi. Veramente, ragazzi, se c'è qualcuno interessato, io che ho creato una sezione su Discord, quindi quando volete possiamo entrare insieme a giocare. Devo salire a nord. Qui sono dove sono morto. No, il boschetto è infestato.
Dove cavolo è? Che non me lo indica sulla mappa? Non è questo. Quello scala le montagne. Allora, hai un orario fisso per le tue live? Allora, quella è una delle mie pack. L'orario fisso dovrebbe essere la sera. Purtroppo io ultimamente mi sto liberando al pomeriggio, quindi dalle 3 in poi. Però come quest'oggi sono del live la sera, eppure nel pomeriggio. Mamma, tutta la difesa mi ha tolto. Tutta la difesa della barriera. Quando si è macchiati così stiamo sanguinando per i mossi subiti. Minchia, a prenderlo mai una volta. Dai, che si è buggato. Nah, devi prendere il lupo. Quindi dobbiamo raggiungere, ragazzi, Tana di mezzanotte. Ok, mangiati qualcosa. Le armi si distruggono, ragazzi. Cesar canta finché New World va. Quella è una bella domanda, ragazzi. Perché comunque non sappiamo finché durerà sto gioco, se sarà apprezzato dalla community o meno. Quindi finché New World va, lascialo giocare. Finché New World va, giocalo anche tu. Ho stonato una mazza. Qui c'è il lupo cattivo. Ora lo arrostisco a volontà. Visto che si è buggato proprio là. Sta prendendo con la montagna, ragazzi. Mi ha lasciato pure un sacchetto. E fondente di sabbia, tannino e solvente. Comunque, come vedete, ragazzi, qui i nomi ancora non sono neanche stati le stringhe di testo completate. Prego, ambulante, prego. Che succede qui? Che succede, raga? Siamo in grado di affrontare quell'area? Io, guarda, io ho paura. Finché sono alla distanza, raga. Quello è livello 19. Soltanto per vedere. Hai corrotto. Che minchia c'è. Usciranno forse tanti nemici da qui. Beh, finché ci sono loro, ragazzi. Siete forti voi, eh? Quando puoi fare il bagno nell'oceano, ok, mi ci lancio dentro. Allora. Questo è un bel team, ragazzi. Però io mi sto allontanando parecchio. Quindi andiamo a fare quello che ci tocca fare. Che cacchio di lupi, oh. Vieni qui. Madonna, sembra vuoto io. Dai, eri morto. Fanculo. Wolf Timber 04NV07. Nome in codice. Ciao ambulante, grazie a te per l'iscrizione. Grazie per essere passato. Grazie ancora per tutto, amico mio. Quando puoi torna in live. Andrews 07, benvenuto, grazie per il follow.
Non so perché nello storico non mi dava. Non mi dava nulla. C'è pure buggatino. Coniglio di gesso. Allora. Non ti fare a Rubentus. Cesar, non me li cacciare via, eh. Questo è il lupo Bruno. Talmente si è affezionato, ragazzi, che già gli ha dato un nome. Il lupo Bruno. Fino a quando quell'arma, ragazzi, quella mossa non diventa precisa, è una merda. Rompete! Me sono incastrato tra gli alberi. Dai, lupo! Morto! Grazie per la sub! Grazie, Pietro! Grandissimo! Grazie per la sub, amico mio. Ecco perché oggi mi dicevi che pensavi nell'aria che arrivava una sub, eh? Grandissimo, ti voglio bene. Quindi, ma è questo il tempio? Io sto esplorando, raga. C'è un tempio nel mare. La missione è questo? Cioè, punto... Allora, prima di tutto, ragazzi, abbiamo delle maestrie da spendere. Con K. Maestrie con l'arma, cioè la spada. Questo dovrebbe migliorare i termini di caricamento. C'è qualcuno lì? Sì, ma è partito. L'ho visto adesso. Grazie mille, Pietro. Quello reale, ragazzi. Perché c'è. Dovete sapere che nel mio canale ci sono un sacco di Pietro, un sacco di Cesar. A centinaia. Il problema è riuscire a ricordarsi chi. Arturo di riferimento mappato. Ora sono forti, ragazzi. Questo gioco, se non lo fai insieme in squadra, ragazzi, ti fanno il ciuletto. Ok, siccome la distanza non devo andare lì. Per adesso manco a rischiare di morire, quindi andiamo. Andiamo. Che mi dite di sto gioco? Graficamente è bellino. In termini di invece di gioco. Benvenuto a Prince Rafa. Grazie per il follow. Oggi alla grande, ragazzi. Tutto merito di Marco Rongo. Grazie, amico mio. Tutto merito di Germana, che me l'ha fatto conoscere. Mi ha portato questa sera tutta questa grande e bella gente. No, certo che puoi iscriverti. Se vuoi anche la sub, quella più grande di livello 3, mi puoi regalare. Aspetta che qua sono in zona molto pericolosa. Sono quasi arrivato, eccola qui la tana di mezzanotte. Ti prometto che canterò quella canzoncina, però prima qua devo togliermi di mezzo sti lupi. Che ce l'ho anche troppo. Minchia, ho a prenderlo mai uno. Fatto che spawnano subito. Scusami, sir. Sir, una mano. Dai. Io sto bastone, lo sto consumando. Quanti cavoli ce ne sono? Dai, muori. Ma quanti ne stanno arrivando quest'oggi, raga? Dai, ammazza sto lupo.
Io devo andare però prima una cosina. Grandissimo, grazie Marco per la sub. Grazie amico mio, grazie, grazie mille del pensiero, per questo aiuto. Grazie, veramente.